Intanto grazie e benvenuta. Grazie a voi per l'invito. Stiamo vivendo un'emergenza climatica. I partiti verdi però non sembrano riscuotere grandi successi durante le elezioni, ma perché secondo lei? Beh, c'è un processo di miglioramento della comunicazione anche, perché al momento siamo percepiti come quelli dei fiorellini, la protezione degli animali, degli uccelli, eccetera, ma in realtà c'è molto molto di più. Oltre a saper dire di no a inquinamento folle che provoca disastri ambientali e sanitari, bisogna capire che quando si parla di giustizia ambientale, parliamo di giustizia sociale. Qualcuno cerca di dividere le due cose. Nel senso che se si difende l'ambiente, se si lotta per avere energie rinnovabili, stoccaggio con idrogeno verde, ad esempio, vuol dire anche difendere i lavoratori, perché il futuro del lavoro è soltanto nella green economy, non certo nell'economia dell'Ottocento che sta ancora dietro le fonti fossili e al carbone. Pensate che anche Elettricità Futura, che è la sezione delle rinnovabili di Confindustria, ci viene incontro e appoggia questa trasformazione dell'economia e dà proprio dei numeri fondamentali, parla addirittura per l'Italia di 470.000 posti di lavoro in più. Naturalmente si parla anche di una formazione, perché parliamo di dover riskillare, se vogliamo usare questo termine, di formare nuove professioni, nuove professionalità. Anche quello è un investimento che va fatto e vuol dire anche nuovi posti di lavoro. Il Parlamento europeo ha dato il via libera all'atto delegato della Commissione europea che definisce verdi il nucleare e il gas. Quindi ci potranno essere finanziamenti sottolineati verdi per rigassificatori, gasdotti, centrali nucleari. E questo è un ostacolo sicuramente. Adesso ci sono i nuclearisti che si rimpinguano, no? Si rigalluzziscono e bisognerà fare di nuovo quella battaglia per far capire che ci vogliono, se va bene, per il nuovo nucleare intendo la fissione che si sta sperimentando, nessuno vuole negare che l'innovazione e la tecnologia deve andare avanti, che bisogna sperimentare, ma ci vorranno almeno altri 10 anni e questo tempo non ce l'abbiamo. Lei dice che per arrivare al nucleare ci vorrebbero comunque 10 anni, però perché allora non investire? Perché non può essere anche questo un investimento per il futuro? Non è un'energia pulita anche quella, insomma, perché non si dovrebbe investire anche in quello? Ma il nucleare di oggi non lo è. Il nucleare di oggi ha bisogno di 10 anni per essere costruito, ha il problema dello stoccaggio dei rifiuti. Non è vero oltretutto che non produce CO2. Altre problematiche sono anche gli investimenti. Spendere soldi per il nucleare vuol dire sottrarli alle energie rinnovabili. Quindi ci allontaniamo, oltre agli obiettivi climatici decisi dell'Unione Europea, ossia abbassare del 55% emissioni di CO2 rispetto al 1990, ma vuol dire rallentare anche lo sviluppo economico, che è quello verde, e solo quelli c'è. Io vedo solo vantaggio nella cosiddetta transizione giusta, equa, così la definisce l'Europa, la just transition, che va attuata al più presto. Non l'abbiamo capito con la pandemia, ma a quanto pare anche la guerra sta rallentando questo processo di trasformazione o di riconversione delle economie. E la guerra adesso tra Russia e Ucraina, che effetti sta avendo? Che conseguenze sta avendo? La guerra, se da un lato ci dice che dobbiamo affrancarci dal gas russo, e anche qui dei calcoli ci dicono che si può fare 2/3 del gas russo possiamo non prenderlo più dal 2025, ed è già una grande operazione, e il resto prenderlo da altri approvvigionamenti. Dall'altro lato abbiamo
abbiamo però una continua richiesta, speculazioni da parte delle compagnie petrolifere del gas, speculazioni che sono iniziate già prima della guerra, ricordiamoci, già a settembre-ottobre c'erano stati dei rincari. E adesso con la guerra se ne stanno approfittando. E invece di tassare gli extra profitti di queste compagnie petrolifere e riversarli sulle piccole e medie imprese, sulle microimprese, sulle famiglie più vulnerabili, soggetti più vulnerabili, ad aiutarli ad esempio ad utilizzare il cosiddetto reddito energetico, ossia a rendersi autonomi energeticamente o finanziare le comunità energetiche, ad esempio, o finanziare la Hydrogen Valley e gli Hydrogen Park, si ha timore, questo timore a referenziare, o meno, è il potere che hanno queste lobby che bloccano i nostri governi. Non è sufficiente, ristorare, insomma, i nostri piccoli imprenditori, la nostra impresa, le famiglie con degli sconti in bolletta o abbassando del 5 centesimi il costo del gasolio, della benzina alla pompa, sono dei pannicelli caldi, non andiamo a fondo del problema e comunque ci stiamo indebitando perché sono soldi pubblici che comunque andiamo a utilizzare. Noi stiamo vedendo che comunque con questa guerra, invece di investire in fonti rinnovabili, stiamo andando a cercare nuove fonti fossili in altri paesi. Cosa ne pensa? Anche per motivi geopolitici e di sicurezza internazionale, noi ci dobbiamo liberare delle fonti fossili. Perché? Perché vuol dire essere dipendenti dalla Russia, vuol dire essere dipendenti dall'Algeria, dalla Libia, o sfruttare ancora in quei paesi africani che dovrebbero essere ricchi, ma invece li sfruttiamo in tutti i sensi. Se non fosse sufficiente, fossero sufficienti le motivazioni ambientaliste per affrancarci dalle fonti fossili, c'è una motivazione in più. Invece si sta spremendo ancora fino alla fine di questo limone delle fonti fossili, sfruttarlo fino alla fine, continuare a fare profitti, a fare affari e trattare con i dittatori della terra, a sfruttare situazioni di instabilità come quelle della Libia, ma siamo ancora a maggior ragione sotto ricatto. Prendo l'esempio, la Libia e la Turchia usano il ricatto dell'immigrazione, cioè ci minacciano di aprire i cancelli dell'immigrazione, quindi di queste popoli popolazioni che per motivi di guerra, per motivi economici, lasciano le loro terre, con anche utilizzando il gas. Quindi facciamo questi contratti capestro veri e propri, ricattati anche con la questione dell'immigrazione. Ma queste energie da fonti rinnovabili potrebbero davvero bastare a ricoprire le necessità di un paese e quanto ci vorrebbe? Se si volesse soddisfare l'intero fabbisogno elettrico dell'Italia, per esempio, con impianti fotovoltaici, la scienza ci dice che sarebbero necessari all'incirca 5.300 km quadrati, che corrispondono a 1,7% della superficie totale. Se pensiamo che la superficie attualmente copribile, no, rappresenta l'8% del totale, di cui una buona metà sono ad esempio capannoni industriali che sono, no, hanno i tetti in orizzontale, i capannoni agricoli, i parcheggi, per fare esempio, gli edifici pubblici, le scuole, potremmo dire senza essere smentiti che basterebbe coprire col fotovoltaico meno della metà di queste superfici per far fronte ai bisogni totali del paese. E poi stiamo dimenticando l'eolico, le pompe di calore, l'idrogeno come stoccaggio e anche le altre tecnologie rinnovabili, la geotermia, per esempio, fatta come si deve, può essere parte importante di un mix energetico. Si parla di problemi ecologici, sembra quasi qualcosa di astratto, però, che conseguenze hanno realmente e concretamente sulle persone? Allora, io vengo da Taranto, è un caso emblematico di come i profitti e l'utilizzo del carbone
ha portato benessere fino a un certo tempo, no? Fino a un certo periodo, quando poi ci si è resi consapevoli dei danni all'ambiente e alla salute, la popolazione ha cominciato ad alzare la testa. E questi danni ci riporteremo, ammesso che oggi si chiudesse la fonte inquinante, per altri 20 anni. È quello di Taranto, ma parlo di Gela, Brescia, la Terra dei Fuochi. Sono tutti casi in cui la tutela dell'ambiente diventa danno sanitario, e vi parlo non soltanto di neoplasie, soltanto naturalmente fra virgolette, ma parliamo di tutte quelle malattie immunitarie, neurodegenerative, vi parlo di infertilità, vi parlo di endometriosi, di sclerosi multipla e così via. Per finire alla semplice intolleranza, allergia alle metalli pesanti. Vuol dire abbassare la qualità di vita della popolazione. E se parliamo proprio dei cambiamenti climatici, anche questi concretamente, che effetto, che conseguenze hanno sulle persone? Ma i disastri naturali che succedono costantemente, la siccità, danni ancora all'agricoltura. Penso alle alluvioni, sono tutti danni che poi l'innalzamento dei mari vuol dire che ci saranno cittadine che scompariranno, porti che scompariranno, economie che quindi che verranno meno. Vuol dire anche ammalarsi di più, essere di meno a questo mondo. Non si dice non c'è un pianeta B. Il pianeta in qualche maniera resisterà, si trasformerà, sarà l'essere umano che non ci sarà più, sarà malato, quello che ci sarà malato, più malato e più anziano. Quando si sente parlare di questi temi, ogni tanto si sentono anche dei toni tragici, ma non è che forse ogni tanto c'è anche un po' di esagerazione in questa comunicazione? No, purtroppo non sono esagerazioni. Purtroppo lo vediamo tutti i giorni. Ci sono studi scientifici che ce lo dicono, c'è aggiornati di anno in anno e non c'è più tempo. Se non riusciamo ad abbassare il livello delle emissioni di CO2 e quindi cercare di fermare l'innalzamento delle temperature di questo pianeta, andremo incontro a disastri continui. Abbiamo visto purtroppo la tragedia alla Marmolada, ma in che modo è collegata, se è collegata al problema dei cambiamenti climatici? Diceva il professor Mercalli che su 4.400 ghiacciai solo delle Alpi sono monitorati una quindicina e fra questi non c'era la Marmolada, era data come relativamente sicura. Il punto è che le temperature degli ultimi giorni erano veramente alte, 10 gradi sulla Marmolada è una temperatura troppo, troppo alta e quindi è successo che si è raggiunta quella temperatura zero per cui il ghiaccio si scioglie e poi lì sotto è successa la tragedia per cui ha agevolato questo scioglimento, ha agevolato il distacco di quella parte del ghiacciaio. E come ci siamo arrivati a questo punto, a questa situazione? Bella, bella domanda, anche perché i segnali c'erano tutti. Pensi che addirittura abbiamo trovato che c'erano scienziati che negli anni 60, nel 56, pronosticavano una crisi energetica e che ci dicevano già allora che si avrebbero un esaurimento delle riserve del petrolio intorno al 2000, al 2003. Negli anni 70 poi c'è stato un report che si intitola The Limits to Growth, quindi i limiti dello sviluppo, paventando un possibile overshoot della Terra, ossia stop, abbiamo sfruttato al massimo le nostre risorse, risorse che sono limitate, quindi questa crescita, questa continua corsa alla crescita è insostenibile. Dobbiamo pensare a uno sviluppo sostenibile. E poi ancora questo stesso report parlava di un picco della produzione nel 2008, seguito poi da una rapida depressione,
fino a quando poi non arriveremo ai giorni d'oggi, e quindi parliamo 2020, quando anche la quantità di cibo e di servizi per persona avrà anch'essa un picco e un declino, con avere dal 2030 la popolazione mondiale raggiungere il massimo, il picco e poi a calare vertiginosamente, il discorso che facevamo anche prima. Quindi, se siamo a questo punto, è perché il nostro sistema economico è rimasto quello della seconda rivoluzione industriale. Noi dobbiamo fare la terza rivoluzione industriale. Qualcuno parla di quarta. Quella è un'industria 4.0, quella che utilizza l'intelligenza artificiale, che utilizza l'internet delle cose, ma che in realtà è ancora basata sulle fonti fossili e non sulle rinnovabili. Quindi noi dobbiamo abbracciare la terza rivoluzione industriale, quella che divulgava ormai 20, da 20 anni Jeremy Rifkin, l'economista americano Jeremy Rifkin. Quindi siamo stati incuranti di tutti questi messaggi provenienti dagli scienziati già 50 anni fa. Ecco come siamo arrivati. E che cos'è che andrebbe fatto ora? Qual è la cosa più urgente che andrebbe fatta adesso? E accelerare assolutamente nell'investire nelle fonti rinnovabili. Come dicevo prima, serverebbe un'area di circa equivalente alla provincia di Bari per fare, no, per avere un'immagine, no? A volte l'immagine fa più di mille parole, vuol dire avere la volontà politica, utilizzare i fondi dell'RRF, Recovery and Resilience Facility, che è un fondo nato per uscire dall'emergenza della pandemia, ma che vedeva e vede tuttora un investimento almeno del 37% nella transizione ecologica. Ecco, bisogna accelerarla sburocratizzando al massimo, semplificando, con un piano strategico che il nostro governo ha fatto senza adeguando il PNIEC, il Piano Nazionale di Energia e Clima, ma comunque è un passo avanti. Si può riuscire al 2030 ad avere ottimi risultati per questa transizione energetica. E bisogna formare le vecchie generazioni, formandoli alle nuove professionalità nel campo dell'idrogeno, delle rinnovabili, della digitalizzazione, e investire nell'idrogeno verde. Perché se un difetto ce l'hanno le energie rinnovabili è lo stoccaggio. E l'idrogeno verde è una soluzione. Verde, naturalmente, sottolineo, idrogeno verde vuol dire idrogeno prodotto da energie rinnovabili, non ancora una volta da gas o addirittura da petrolio o dai rifiuti. Il problema dell'ambiente è un problema globale. Lei ha la sensazione che in Europa o in generale anche nel mondo viene affrontato in questo modo tutti insieme o no? Se l'Europa sembra da un lato avere degli obiettivi per mitigare il cambiamento climatico, quindi si dà delle scadenze, dei programmi, o perlomeno il mondo occidentale lo fa, sembrerebbe che Cina e India stiano rallentando questo percorso di trasformazione. Ecco perché l'ONU può avere un grande compito in questo senso. Ma ci sono anche all'interno della stessa Europa stati dipendenti dal carbone, penso alla Polonia, uno su tutti, ma che sarà aiutato nella transizione. Quindi non è con uno schioccar di dita che si pretende questa trasformazione, premesso che avremmo dovuto già farla, ma il Just Transition Fund, per esempio, buona fetta va a questi paesi che sono dipendenti dal carbone, delle proprie miniere di carbone. Beh, adesso bisogna controllare che le utilizzino per bene e verso questa transizione energetica. Non è questione di denaro, non è questione di mancanza di fondi. Questo deve essere chiaro, ma di come si usano. Le dice che i fondi ci sarebbero, però allora per quale ragione non vogliono essere usati per sviluppare queste energie da fonti rinnovabili? C'è poca fiducia, per quale ragione? Ci sono le lobby che hanno avuto la meglio, perché questo voto in Parlamento europeo
non ha avuto successo per una sessantina di voti, quindi non è così tanto in fondo, no? Su 700 deputati, 705. In Commissione Ambiente ed Economia riunite la battaglia era stata vinta e sono due commissioni abbastanza conservatrici, non sono molto piene di progressisti. In questo lasso di tempo le lobby si sono date da fare. C'è stato anche lo spauracchio del voler rallentare la ricostruzione in Ucraina se non avessimo dichiarato verdi queste due fonti di energia. Invece non è così, cioè, ci hanno tacciato addirittura di non essere a favore del popolo ucraino, di voler rallentare la ricostruzione di quel paese. È assolutamente assurdo. Sono le lobby delle fonti fossili, del gas e del nucleare che hanno avuto buona pressione, purtroppo buon successo, soprattutto nella destra conservatrice e anche nei liberali, devo dire. Una parte dei liberali che in Europa sono nel gruppo Renew Europe, dove dentro c'è per gli italiani Italia Viva di Renzi o Macron. E la politica che cosa sta facendo, soprattutto in Italia, che cosa sta facendo? Beh, in Italia abbiamo chi cerca, anche stando nel governo, di dare un tocco ecologista e aiutare la transizione. Poco rappresentati forse abbiamo Europa Verde, ma abbiamo anche il Movimento 5 Stelle che ha, perlomeno nelle elezioni politiche del 2018, preso, no, quella parte, quell'area ecologista che combatteva sui territori contro l'inquinamento. E adesso questo soggetto va anche in visione e in previsione delle future elezioni politiche, quindi futuro Parlamento europeo, il futuro governo, queste anime si devono incontrare, allargarsi, una sorta di alleanza ecologista che faccia capire che tenere insieme la giustizia sociale e la giustizia ambientale è fondamentale e si può fare, non c'è giustizia ambientale senza giustizia sociale, vuol dire tutelare le imprese che fanno sostenibili, ecosostenibili e quelli che lo vogliono diventare. Quindi non vuol dire essere anti-industrialisti, al contrario, vuol dire credere che nel futuro la green economy vada incentivata, tutti quell'economia, penso alla siderurgia, penso ai rifiuti, alla gestione dei rifiuti, che vogliono e devono trasformarsi, avranno e hanno negli ecologisti i loro alleati anche all'interno di forze politiche ecologiste di cui tanto si sente bisogno. E questa nuova generazione, Greta Thunberg e tutto quello che le gira intorno, secondo lei stiamo vedendo soltanto dell'entusiasmo giovanile o cambieranno qualcosa? Ce la faranno a cambiare qualcosa? La mia generazione, io stessa ho cominciato tardi, dopo l'università, a capire che cosa succedeva nella mia terra. L'avessi fatto prima, probabilmente non saremmo arrivati a questo punto. Quindi il loro entusiasmo, che ha basi scientifiche, non è lo scendere in piazza e far casino, ma scendono informati, lo studiano anche a scuola, nonostante possano esserci, no, dei professori di avere delle idee diverse, si informano, si collegano fra di loro nell'intero mondo, e questo, no, i social aiutano e hanno aiutato tanto, e manifestano e partecipano alle varie COP, a Glasgow l'ultima, si confrontano fra di loro e diventano e possono, devono diventare i futuri policymakers, la futura generazione, no, dirigenziale dei nostri stati e dell'Italia. Quindi ben venga il loro attivismo. Siete a favore o contro l'energia nucleare in Italia? Quali soluzioni potremmo usare per risolvere la crisi energetica? Credete si stia investendo abbastanza sulle energie rinnovabili?